Ciao, posso disturbarvi? Sì. Con questo bel sorriso. Allora sei felice? Felicissimo, molto. Anche te? Sì. Non poteva andare meglio, diciamo. Poi Close sempre al 90esimo ci fa regalo, quindi è valsa la pena. Avevo un po' paura del risultato, sinceramente, dopo le ultime sconfitte, cioè gli ultimi risultati non proprio positivi, data benissimo, veramente. Quante emozioni ci sta regalando questo giocatore? Quale giocatore? Appunto, parlavamo di Miroslav Klose, che al Bayern Monaco addirittura non trovava spazio e qui sta facendo la differenza. Spero ce ne regali ancora tante di emozioni. Siamo qui apposta, no? Non sei d'accordo? Sì, assolutamente. Ho già chiesto agli altri tifosi, siamo ufficialmente entrati nella prima sezione di mercato. Vogliamo mandare dei suggerimenti, un messaggio alla dirigenza capitolina? Guarda, sarebbe bene recuperare gli infortunati, potrebbe essere già qualcosa, però un bel centrocampista, ma che sia di valore, come poi dice Reia giustamente, se dobbiamo sostituirlo con diciamo uno di media competenza non va bene, ci vuole un bel centrocampista. Poi se ci porta Messi, come dice Dare, magari. I nomi che si fanno sono Palombo, Parolo, voi avete dei suggerimenti? Meglio Parolo. Palombo, io preferisco Palombo, mi piace tanto. Vabbè, uno non esclude l'altro, quindi tutti e due. Li chiediamo entrambi, va bene, mi gridate Forza Lazio? Forza Lazio! Forza Lazio! Buon pranzo, ciao! Posso? Posso? Vengo, eh? Allora, sei soddisfatto per questa vittoria? Sì. Qual è il giocatore che ti è piaciuto di più? Klose. Klose. Ce l'hai la maglietta? L'hai già comprata la maglietta numero 25? Comprare. La comprerai? Sì. Mi gridi Forza Lazio? Sì, Forza Lazio. Ciao, buon pranzo. Oh.